vi andrò a parlare di un apparecchio che ormai si usa in tutte le nostre case, specialmente chi è malato di internet, malato di gaming, non può non avere un modem ad alte prestazioni. Il oggetto di cui andremo a parlare oggi è un modem della TP-Link di grandissima qualità, infatti è la versione AR2008 del famoso Archer. È un modem dotato di moltissime tecnologie che vi andrò a spiegare adesso che faremo l'unboxing. Mi raccomando, non vi dimenticate di iscrivervi tramite il link che vedete qui sopra e poi di mettere qui sotto un bel mi piace. Eccoci al momento dell'unboxing, procediamo all'apertura della scatola. Ci troviamo davanti al router, chiuso in questo bustino di plastica bianca. Su questo lato troviamo le porte USB 3, due porte. Poi troviamo il tasto per il VPS, il tasto per l'accensione e spegnimento Wi-Fi. Poi sul retro abbiamo l'attacco dell'antenna, prima antenna, l'alimentazione, tasto di accensione e spegnimento, tasto reset, seconda antenna, quattro porte LAN di cui una è anche WAN, poi abbiamo l'altra antenna, la porta per la DSL e l'ultima e quarta antenna. Poi proseguendo abbiamo questo manuale di installazione veloce, possiamo vedere che in varie lingue, qui francese, olandese, suomi, portoghese e ci dovrebbe essere anche l'italiano. Eccolo qui infatti. Poi abbiamo un piccolo cartoncino che ci fa vedere quali sono le password. Piccolo cartoncino che ci fa vedere il nome di default della 2,4 GHz della 5 GHz e poi quelle che potremo andare noi a personalizzare come più ci piace, quindi potremo mettere il nome della nostra rete e le varie password. Abbiamo questo coupon con la famosa licenza GNU, alimentatore, il classico filtro da muro. Poi abbiamo questa dichiarazione che ci dice che il modem è corrispondente alle direttive europee, Debian per l'assistenza tecnica, guida di installazione veloce, che ci spiega passo passo come effettuare l'installazione, le quattro antenne che andremo ad aprire. Questi sono gli agganci. Cavo LAN per collegarlo al computer, effettuare l'installazione, cavo telefonico, altro cavo telefonico. Allora, entrando nel dettaglio tecnico, possiamo dire che questo modem riesce ad arrivare a una velocità di 100 megabit. 100 megabit è rappresentato dallo standard VDSL2. In pratica il VDSL2 non è altro che una mezza fibra, non è una vera e propria fibra, perché la fibra vera è quando siamo raggiunti direttamente nel nostro appartamento dalla fibra vera e propria. Invece la VDSL è una tecnologia che va a metà tra il doppino telefonico e la fibra. Ovvero la fibra arriva fino alla centrale principale e poi arriva con il cosiddetto ultimo miglio nelle nostre case grazie al doppino telefonico. Non avremo velocità gigantesche, ma si fermeranno sui 100 mega. Il modem raggiunge una velocità di 2167 megabit a 5 GHz e 600 a 2,4. Poi ha la capacità di avere una
l'802.11ac Wave 2, ovvero uno standard Wi-Fi di ultima generazione che include un multi-user MIMO e un'ampiezza di fino a 160 MHz. Multi-user MIMO è una tecnologia che permette di usare quattro flussi per potenziare la capacità wireless, quindi con velocità superiori agli standard. Infatti possiamo, come ci viene detto, ci viene mostrato sul video della TP-Link, immaginiamo una coda a un unico casello dell'autostrada, oppure invece di una coda abbiamo quattro caselli aperti e abbiamo più flusso di dati. Poi possiamo dire che è equipaggiato con un processore dual core coadiuvato da due coprocessori, e che permettono a questo modem di poter, questo modem Archer, di poter effettuare funzioni molto avanzate. La gestione è possibile sia attraverso la classica interfaccia web, oppure è possibile effettuarla tramite un'applicazione che si chiama Tether, che è disponibile sia per iOS che per dispositivi Android. Il processore che troviamo a bordo, un Broadcom, che è una tecnologia chiamata ForStream, permette di ampliare leggermente la copertura della Wi-Fi, raggiungendo sulle 2,4 le 5 GHz un aumento del 33% e del 25%. Parlando di dati tecnici, abbiamo tre porte 10-100-1000 megabit formato RJ45, la classica LAN, una porta, come abbiamo già detto prima, che fa anche la funzione di WAN, e poi abbiamo una porta classica per la linea telefonica, il doppino telefonico, due porte USB. Le dimensioni invece sono 263,8x197,8x37,3 mm. Adesso provvederemo a montare le antenne e poi effettueremo la vera e propria installazione. Giudizio finale su questo modem.
Innanzitutto devo dire che, come è avvenuto con un altro modem già provato in precedenza dalla TP-Link, ho avuto problemi nel settarlo con la rete che ho qui a casa, cioè la DSL di TIM. In pratica che cosa succede? Succede che la rete TIM dà dei propri parametri per collegarsi, ovvero la classica password, alice DSL, nome utente e password. Poi dà degli altri parametri che sono VCI e VPI. E poi come protocollo di connessione usano il PPP o E. In pratica, settando questo parametro, PPP o E, abbiamo una mancata connessione. E invece, intervenendo manualmente, ho settato su PPP o A, in pochissimi secondi si è collegato. Ho chiamato anche il 187 per sapere quali sono i parametri giusti, perché ho trovato su internet che funzionano sia l'uno che l'altro, e alcuni operatori TIM mi hanno detto che loro funzionano esclusivamente sul PPPoE. Io sinceramente ho provato con alcuni modem che funzionano entrambi, e nel caso in cui non funzionasse il PPPoE con tipo questo TP-Link, ho usato il PPPoA. Il PPPoA ha una piccola peculiarità, cioè un guadagno di circa 1,5-2% sulla velocità di internet. Infatti adesso sono su circa 9,5 MB, prima ero su 9 scarsi. Arrivederci e alla prossima recensione. Mi raccomando, non dimenticatevi di votare questo video, di mettere un bel like, un bel mi piace e di iscrivervi al nostro canale.